Ciao, sono Daniele Dasermat e questo video è stato fatto santo. Grazie Daniele, lo farò. E se mi sveglio so che sarà ok. Capitolo 7. Mosè. Un uomo della famiglia di Levi sposò una figlia di Levi. La donna concepì un figlio, ma non potendo tenerlo, prese un cestello di papiro, vi mise dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. Esattamente come fanno in Cina per sbarazzarsi dei bambini. La figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno. Essa vide il cestello e disse: è un bambino degli ebrei! Ha la cenere in tasca! Egli divenne un figlio per lei, ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: io l'ho salvato dalle acque, non gli faccio fare neanche la doccia! Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli ebrei e notò i lavori pesanti da cui erano oppressi. Vide un egiziano che colpiva un ebreo. Allora Mosè colpì a morte l'egiziano. Faraone, venuto a conoscenza dell'omicidio, ordinò la morte di Mosè, costringendolo a scappare. E Dio disse: bella Mosè, ora te ne torni in Egitto, vai dal faraone e gli dici di liberare gli israeliti. Sì, ciao, già quello mi vuole morto e devo anche andare a dirgli di liberare gli ebrei. E che problema c'è? Di che ti mando io? Sì, e se mi chiede come ti chiami, cosa gli dico, Giorgio? Io sono colui che sono, andrai dagli israeliti e gli dirai: io sono, mi ha mandato da voi. Ian Solo? Sì, ma facciamo guerre stellari, io sono. Dico che io sono? Sì, io sono, tu sei gli e, non devi coniugare i verbi, devi dire che ti ha mandato io sono. E se mi dice che io non sono, io sono? Mi dici che tu sei tu, mandato da io sono. Ma io sono, ho detto da me che anch'io sono. Sembra che sono un tu sono. Devo proprio andargli a dire che sono mandato da io sono. Due, che palle, di che ti manda Ian Solo, che facciamo prima? Mosè venne dal faraone e gli annunziò: Dice il signore. Uè, ma di che signore stai parlando? L'altissimo. Figa, Michael Jordan? No, l'eterno. Ah, ho capito, Berlusconi. Ma se ti ho detto prima che è altissimo, mi sto riferendo al Dio di Israele. Figa, e dillo subito. Comunque, cosa dice lo zio? Oh, io ti cito testualmente, lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Nel deserto? Figa, ma che festa di merda è? Non c'è neanche il privé per sbocciare col Don Peo. Comunque io non ci credo che te parli con io sono. Ian Solo, prego. Fai un prodigio a tuo sostegno. Ti farò il miracolo del pollice. E cosa sarebbe? Uè, piruetti, questo giochino lo faccio al mio nipotino di 4 anni. Allora Mosè fece il miracolo dell'uovo in camicia, ma il cuore del faraone si ostinò e non diede ascolto a Mosè. Allora venne tramutata l'acqua in sangue. Ci fu un'invasione di rane, di zanzare e mosche. Mosè fece la moria del bestiame, ulcere su animali e umani. Pioggia di fuoco e ghiaccio, invasione di locuste, scesero le tenebre, provocò la morte dei primogeniti e fece salire Renzi al governo. E Dio disse: che potenza, mo va bene le piaghe e la morte dei primogeniti, ma quella di Renzi è stata veramente una mossa bastarda, mi piace come ragioni, zio. Mosè fuggì con il popolo israelita verso il deserto e per seminare l'esercito del faraone separò le acque del Mar Rosso. E il popolo proseguì il proprio pellegrinare nel deserto di Sin. Tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e dissero: Ghiamo, si stava meglio quando si stava peggio, preferivamo essere frustati e macinare che fare la fame qua nel deserto. Allora Dio fece il miracolo della manna al popolo israelita. Era simile al seme del coriandolo. E Mosè disse: scusami Dio, visto che già eri in vena di miracoli, invece della manna non potevi fare il miracolo della matriciana? Capitolo 8. I 10 comandamenti. Il Signore chiamò Mosè sulla vetta del Monte Sinai. Dio, scusami, ma non potevamo vederci al barretto che c'è giù di sotto? È vero, non ci ho pensato. Comunque hai portato le tavole di pietra. No, perché? Perché devo dettarti i comandamenti. Un foglietto di carta, un post-it, un'email, non è meglio forse? No, tavole di pietra, scendi dal monte e ritorna con ste piastre. Posso farmi aiutare? Se qualcuno viene da te verso il Signore, egli si avventerà contro di loro. Sì, ma calmino, fly down. Mosè scese verso il popolo e poi tornò in cima al monte. Dio allora pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dall'Egitto dalla condizione di schiavitù. Sì, già ci conosciamo, vai al sodo che queste tavole di pietra pesano. Oh, che fighetta che sei, Mosè, tutte ste lamentele per 2285 metri di monte. Comunque, segna: 1. Non avrai altri dei di fronte a me, perché sono geloso e se mi tradisci ti faccio il culo a te, ai tuoi figli, alla terza e alla quarta generazione. Quindi, Allah. Per quello non c'è problema. Sono sempre io con un altro username. Vishnu? Sempre io. E il mio nome è su Instagram. Aspetta, ma sei anche Buddha? Figa, zio, stai forse dicendo che sono grasso?
Andiamo avanti che è meglio. Numero 2. Non pronunciare il mio nome in vano, perché se mi chiami mentre sto giocando a canasta o mentre sono sotto la doccia mi incazzo di brutto. Incazzo di brutto. 3. Ricordati di santificare il sabato, quindi ci si spacca di brutto come se non ci fosse un domani. Sì, ma visto che poi il domani c'è, ci vai tu a lavorare la domenica con i postumi della sbronza al posto mio. E vabbè, dai, facciamo anche la domenica. Numero 4. Onore al padre e la madre. Numero 5. Non uccidere. E se mi ciulano il parcheggio all'ultimo? Vabbè, ma che c'entra? Scusa, quella è legittima difesa. 6. Non commettere adulterio. Cioè? Non tradire tua moglie. Cos'è una moglie? Quella piaga che ti sei presa nel matrimonio. Cos'è il matrimonio? Con 2, che gaffe, è vero, il matrimonio salta fuori solo nel Nuovo Testamento. Vabbè, zio, se vuoi farti un'altra va bene, ma l'importante è che sia figa. 7. Non rubare. 8. Non fare falsa testimonianza, perché con la legge italiana si va avanti finché non cade tutto in prescrizione. 9. India, non ci provare nemmeno a desiderare la casa del tuo prossimo. Facile per te che te ne stai bello tranzolo nel paradiso, eh? Sì, ma tu sai quanto pago d'affitto per questo cazzo di open space? 10. Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Ma cos'è sta moglie? Ah già, che palle. Vabbè, non desiderare la roba degli altri. Sì, ma questo comandamento è uguale a quello della casa degli altri. Ma tu, che frantuma maroni che sei, Mosè. Va bene, allora scrivi: non mettere i sandali con i calzini, non usare le crocs e soprattutto non farti risvoltini. Mosè guidò il suo popolo fino alla terra promessa. E dopo anni di schiavitù, carestia e pellegrinaggio nel deserto, Dio promise anni d'oro al popolo ebraico. Ma come sappiamo, l'onniscienza prende pochissime tacche. Fine. E voi? Qual è il vostro comandamento? Scrivetemelo in un commento di risposta qua sotto. E non là sopra, perché l'undicesimo comandamento dice che non si può scrivere là sopra. Oppure mandatemi un video di risposta su Snapchat al profilo che troverete nella descrizione di questo video. La scorsa volta vi ho chiesto: qual è il vostro sacrificio? Dani, credo che il mio sacrificio più grande sia rinunciare alla PlayStation per studiare. Whee! Ho dovuto sacrificare la mia faccia per una ragazza che mi piaceva. Le ho prese di santa ragione dal suo fidanzato. E cioè è il fatto che è domenica, sono le 3 e io adesso devo fare i compiti. Un bacione alla mamma, California, e al prossimo video! Sono Daniele Doesn't Matter e se il video non vi è piaciuto, magnema, ora andate a confessare. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e al prossimo video! Wee! Ma tu non sei onnisciente? Certo, conosco quello che è stato, quello che è e quello che sarà. E allora perché hai fatto? E basta con questa storia, l'onniscienza qua sopra ha solo 2 tacche, quindi non prende bene e non funziona. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Noè generò 4 figli: Sam, Cam, Yafet e Vegan. Ma quest'ultimo non venne riconosciuto e accettato perché nessuno sopporta i vegani.